grazie Salvatore. Abbiamo detto, precisato, insistito, è un percorso che abbiamo, quindi avremo un modo di raccogliere sollecitazioni, stimoli, di confrontarci direttamente con tutti. Cercheremo di usare al meglio anche i siti della Casa della Cultura, della Casa della Carità, per informare, per entrare la nostra presenza sui social, insomma, per fare in modo che non si perda le fila di questo lavoro, che spero sia un lavoro comune a cui partecipiamo tutti quanti. Però io penso che forse possiamo approfittare ancora un attimo dell'ospitalità del nostro direttore del Ministero. Abbiamo ancora qualche minuto, se qualcuno vuole dare qualche suggerimento, domande, possiamo, come dire, parola per... è un po' nello stile della Casa della Cultura, della Casa della Carità, non interrompere mai, se possibile, c'è un margine di tempo, se c'è qualche suggerimento, qualche proposta, qualche intervento da parte vostra. Prego. No, non si sente niente. C'è il microfono. Siccome c'è una registrazione video, no. Sei così gentile, Emanuela, da venire qui per cortesia, guarda. C'è una registrazione che ci terrei che non si perdessero. Prego. Grazie. Grazie a tutti di essere venuti. Grazie per l'opportunità stupenda che abbiamo e che ci stiamo regalando. Vorrei parlarvi brevemente di un libro che ho appena letto e che si chiama Le radici psicologiche della disuguaglianza. Vorrei consigliarlo a tutti in modo tale da venire la prossima volta preparati anche su quelle che sono le nostre cecità cognitive rispetto a un problema così vasto e complesso come è quello della disuguaglianza e della povertà, perché, e l'ho scoperto leggendo questo libro, capita anche alle persone della migliore volontà di non accorgersi di adottare nei confronti di coloro che sono svantaggiati dei criteri di valutazione più severi, e questi criteri di valutazione più severi ci impediscono poi di aiutarli veramente. Grazie, volevo dire solo questo. Discuteremo anche di qualche libro nel corso di questo percorso. Abbiamo già qualche idea. Scusate, è Chiara Volpato, lavoro in Bicocca. Benissimo, grazie. Okay? Grazie. Noi vediamo altri suggerimenti, interventi. Prego. Grazie a tutti di essere qua, ne approfitto per dire una cosa, l'invito. Io conobbi la Casa della Cultura perché frequentando la Facoltà di Scienze Politiche scendevo dalla metropolitana di San Babila per arrivare nel conservatorio, ci passavo, ci sono inciampato, poi c'erano dei professori, dei luminari che ci invitavano a fare seminari, mentre con la Casa della Carità ci sono inciampato perché vabbè, sono consigliere comunale in un piccolo comune dei Verdi, ho frequentato Verdi Ambiente e Società e quindi siamo inciampati con il discorso della Laudato Si, anche settimana scorsa a Palazzo Reale, quel bel convegno, e niente, grazie di essere qua. Ormai non sono più un giovane, io ero sempre il giovane che portava i temi dell'ecologismo, mi riconoscevano, visto che prima ho sentito tante cose intelligenti, interessanti, sul discorso del principio di autorevolezza, di autorità, di riconoscimento, mi verrebbe da citare la teoria del potere diffuso, perché comunque la società è cambiata, quindi sono molto fiducioso in questo ciclo di incontri che andate a portare e a sviluppare. Penso che dobbiamo lavorare tantissimo sul linguaggio, vabbè, volevo dire che col fatto che arrivavo in bicicletta mi veniva riconosciuta una sorta di autorità e autorevolezza, perché poi dopo mi hanno fatto fare anche il portavoce del comitato no tangenziale, perché ancora lo vogliono fare, ma stiamo cercando di non fargliela fare un'autostrada nel parco del Ticino. Questo però per dire, l'altra cosa è che mi riconoscevano, visto che mi hanno fatto fare anche il portavoce in vari comitati e anche collettivi universitari e politici o meno, però è quello della bontà, del voler dare spazio e ascolto, quindi quello che state facendo voi egregiamente stasera, però è anche quello del, ormai non sono più il giovane, però sempre mi interrogo e continuo ad interrogarmi come
poter dare parola a chi spesso anche timido, perché c'è l'illusione con i social media, col web, e poi è stato testimone prima di quello che dicevano del che si è ricevuto tantissimi insulti, però dobbiamo studiare delle nuove forme di comunicazione, cercare di essere meno settari, meno divisivi e più inclusivi, e cercando di fare un po' più di condivisione, di riconoscimento, e niente, è un percorso, stiamo vivendo un salto quantico, cerchiamo di affrontarlo con le menti aperte e senza preclusioni. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Valentina, prima di tutto vi chiedo scusa se sbaglio un po' l'italiano, vengo dall'Albania e volevo dire una cosa, io penso fortemente che c'è tanta speranza ancora, cioè non c'è solo disumanità e altre cose, e l'ho toccato con le mie mani grazie a Casa della Carità, a Loicos e tantissime persone che sono anche qua presenti, per cui io penso che dobbiamo accettare un mondo che cambia e integrare la bellezza del passato, per cui raccontiamo la bellezza dei valori che c'è stato e li integriamo anche con il futuro che è diverso, e l'ha detto poco fa che questo fa che la vita germogli, perché altrimenti se stiamo solo al passato non va bene. Per cui io dico che c'è tanta speranza e tanta positività, e andiamo avanti a raccontare la bellezza che c'è. Invece di arrivarci. Altro, se no, scusami. Presente, io sono un'insegnante semplicissima di scuola americana, quindi non